il romeno Daniel Dumitrescu. Hanno entrambi la maglietta azzurra, però Parisi ha pantaloncini bianchi, pantaloncini gialli per il rumeno. Il rumeno è un bellissimo pugile, si sono affrontati due un anno e mezzo fa e in Turchia, e Parisi perse ai punti, 3-2 il verdetto, quindi incertissimo anche in quella circostanza il match, come incerto è il pronostico per questo combattimento, questa finale che vale la medaglia d'oro nei pesi piuma. Ha subito il sinistro di Dumitrescu Parisi. Destro ancora di Dumitrescu. Un po' teso ancora il nostro Parisi. Al nostro fianco il presidente della Federbox Marchiaro, che segue ovviamente con grande trepidazione questo incontro. C'è anche il medico delle squadre azzurre, dottor Cogliana, della squadra nazionale di atletica, e segue un po' anche altre nazionali azzurre, che è venuto a seguire qui le vicende del nostro pugile. Seguiamo ancora Parisi. Parisi, il suo destro ha messo al tappeto Dumitrescu, la potenza di Parisi ancora una volta emerge, non ce la fa Dumitrescu, è KO, grande Parisi, un suo destro, vedete la sua gioia, una capriola di Parisi, incredibile, grande Parisi, è stato l'autrice, un'esplosione naturalmente di entusiasmo, accanto a me si abbracciano Cogliana e Marchiaro. Nardiello, ma Nardisi ha messo in evidenza una potenza e una presenza notevoli, il suo destro, il micidiale destro, avete visto per un istante una bandiera tricolore di un gruppo di sportivi italiani.